Politiche del lavoro al centro dell'agenda politica regionale e nazionale. Con questo obiettivo si aprono le due giornate del congresso regionale CGIL Abruzzo Molise. Il lavoro crea il futuro. Solo attraverso un lavoro stabile e di qualità ci può essere un futuro. Così sottolinea Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL Abruzzo Molise, nella sua relazione. Il titolo del congresso è Il lavoro crea il futuro. Abbiamo visto come durante la pandemia il lavoro e i lavoratori sono stati fondamentali per far riprendere il paese da questo shock forte della pandemia. Adesso è il tempo di mettere davvero al centro il lavoro, un lavoro che è stato svalorizzato in questi anni, come diceva lei giustamente, il tema della precarietà, un lavoro sempre più precario, un lavoro sempre meno sicuro. Guardiamo anche agli incidenti sul lavoro nelle regioni Abruzzo e Molise, un lavoro povero, un part-time involontario che aumenta e quindi una retribuzione molto bassa, oggi si è poveri anche lavorando. E poi il tema dei salari, i salari hanno perso tanto potere d'acquisto con un'inflazione medio annua nel 2022 all'8,6%, bisogna rinnovare i contratti e per aiutare a spingere i salari verso l'alto è anche necessario che la tassazione arrivi, aiuti il salario da lavoro dipendente. E poi un tema su tutti, la necessità di creare occupazione, l'occupazione è fondamentale e quindi mettere in campo nella regione Abruzzo e nella regione Molise le politiche industriali efficaci, le politiche per il turismo, insomma delle politiche che creano occupazione nelle nostre regioni. Regioni che senza occupazione continueranno a spopolarsi sempre di più, questo è un problema enorme dell'Abruzzo e del Molise, i nostri giovani vanno via, dobbiamo trovare il modo di tenere da noi le grandi competenze che abbiamo, anche perché abbiamo un sistema di istruzione, un sistema universitario buono e adeguato. Ecco, quindi di tutte queste tematiche discuteremo nel nostro congresso, ma anche delle tematiche più generali e internazionali e che comunque ci riguardano direttamente. Penso al tema della guerra in Ucraina, ci riguarda sia per l'enorme sacrificio di vite umane, oltre 6.000 civili, 120.000 soldati, poi i numeri ovviamente sono numeri in qualche modo secretati e quindi è assolutamente necessario ricercare le ragioni della pace. Il mondo, l'umanità non può, non può pensare che la guerra sia l'unica soluzione, diciamo, ai conflitti e quindi questo impegna tutti noi. E ovviamente anche per le ripercussioni che porta la guerra da noi, appunto come dicevo prima, inflazione, la mancanza di materie prime. Così come gli altri temi per esempio della crisi climatica che stiamo attraversando, anche questo, dobbiamo preservare il nostro mondo per il futuro dei nostri giovani, dei nostri ragazzi e anche perché un mondo così non è più sostenibile, calamità naturali, disastri, incidenti derivanti appunto dalla crisi ecologica e tutto questo cambia anche il lavoro e quindi è necessario affrontare in maniera forte la dinamica green. Noi siamo stati sempre contrari alle trivelle, abbiamo fatto delle grandi battaglie contro le trivelle nel Mar Adriatico, pensiamo alle nostre battaglie insieme all'associazione ambientalista contro Ombrina e contro le altre trivellazioni. Diciamo sì agli impianti eolici offshore a largo delle nostre coste, perché se vogliamo comunque cambiare modello è necessario puntare sulle energie pulite, sull'eolico, sulle comunità energetiche. I temi delle discriminazioni, oggi pomeriggio ci sarà la scrittrice antropologa Ghita El Fayyat, che si è occupata della violenza sulle donne, le grandi discriminazioni, e parleremo delle grandi battaglie delle donne iraniane. Ecco, insomma, temi globali che poi diventano sempre di più temi locali e credo che la CGIL è una grande organizzazione che ha il dovere di occuparsi dei temi del lavoro e di tutto quello che è strettamente, intimamente collegato alle lavoratrici, ai lavoratori e alle persone che rappresentiamo. Tania Scacchetti, segretaria nazionale CGIL, due giornate dedicate ad una tematica molto importante, quella del lavoro. Quali sono gli argomenti sul tavolo? Gli argomenti sono tanti e hanno tutti a che fare con la necessità che nel nostro paese il lavoro torni al centro delle scelte economiche, politiche e sociali. Significa mettere in campo politiche per contrastare la precarizzazione del mercato del lavoro, per rispondere alla grande emergenza salariale che si sta determinando anche in ragione della spirale inflazionistica degli ultimi mesi. Significa mettere al centro il welfare e lo stato sociale come beni comuni
e quindi come luogo di presidio anche dei diritti di cittadinanza delle persone che noi rappresentiamo, significa poi ragionare delle politiche di sviluppo di questo paese, della necessità di politiche industriali e della necessità di fare investimenti orientati alla crescita e al rilancio del nostro paese che da troppo tempo segna indicatori preoccupanti. Quanto sono importanti questi momenti per razionalizzare e comprendere effettivamente quali sono le problematiche e trovare anche soluzioni condivise? Ma naturalmente per un'organizzazione di massa come la nostra il congresso è il momento più alto nel quale si fa un bilancio naturalmente delle cose accadute negli ultimi anni, ma soprattutto si provano a delineare le linee strategiche con le quali affrontare il futuro, e lo facciamo pensando anche a quale sindacato serve per il futuro. Lo facciamo con i nostri lavoratori, le nostre lavoratrici e i nostri pensionati per rilanciare un modello sindacale fortemente autonomo ma anche fortemente partecipativo. Non si può pensare alla costruzione di un paese diverso da quello nel quale siamo senza un ampio coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilizzazione e il protagonismo di chi lavora. La nostra grande problematica purtroppo da qualche tempo e sto costo elevato dell'energia. Noi siamo una grande azienda energivora e purtroppo stiamo subendo tutte le negatività di questa situazione qua. Quindi ne risentiamo sotto tutti i profili, sia lavorativi che organizzativi che produttivi. Quindi sono quelle situazioni che sono talmente più grandi di noi che si sta cercando di, come si suol dire, di portare avanti sapendo che il problema grosso c'è. È un'azienda energivora che continua ad avere problemi, i problemi poi di conseguenza, di riflesso, ce li ha anche chi lavora dentro quella stessa azienda. Quindi questo è il grosso problema che noi abbiamo, speriamo che migliorerà la situazione, ma non è semplice perché, ripeto, sono quelle cose che sono più grandi di noi. Quindi noi possiamo fare tutti i più belli accordi, possiamo fare tutte le più belle cose, possiamo avere, come si dice, tutto quello che si vuole, però di fronte a queste cose che sono talmente più grande di noi non è che possiamo farci tanto. Vedremo insieme al management cosa ci porterà il futuro, ce la stiamo mettendo tutta e questa è la situazione purtroppo. Non possiamo, cerchiamo di essere competitivi, cerchiamo di essere concorrenziali, produttivi, però ripeto, correre col freno a mano tirato non è facile, quindi sono quelle situazioni che creano problemi a noi e alle nostre famiglie. Speriamo che questo governo ci dia una mano, che dobbiamo dire. Purtroppo, ripeto, noi tutto quello che possiamo, anzi noi, i lavoratori di San Salvo, tutto quello che possono fare all'interno dell'azienda lo stanno facendo. È con noi Valeria Campo, delegata NIDIL CGIL Pescara. Ci racconta che cos'è NIDIL? Allora, il NIDIL è la categoria della CGIL diciamo più recente, più moderna, vuol dire nuove identità lavorative, e quindi nasce dall'esigenza di adeguare il sindacato a un mondo del lavoro che cambia profondamente e che diventa più flessibile, si dice a volte come se fosse qualcosa di incredibilmente vantaggioso per i lavoratori, in realtà è precario. Per cui questa categoria nasce per supportare lavoratori somministrati principalmente, quindi lavoratori che vengono prestati ad aziende terze da un'agenzia per il lavoro che è il datore di lavoro nel rapporto lavorativo, o altre tipologie di lavoro diciamo saltellante come i rapporti di collaborazione e anche la categoria che tutela i disoccupati e le partite IVA. Quindi in alcuni settori non vorrei dire che le partite IVA sono precarie assolutamente, però la maggior parte dei lavoratori che tutela sono lavoratori che sicuramente nella loro aspettativa
potrebbero in futuro passare in un'altra categoria, quindi si spera sempre che il NIDIL possa essere un salvagente quasi temporaneo che possa traghettare i lavoratori verso qualcosa di più stabile, ecco. Lei è molto giovane, ci racconta qual è la sua esperienza nel mondo del lavoro? Allora, io ho 28 anni e la mia esperienza è davvero molto variegata perché ho fatto di tutto. Da quando avevo 18 anni ho fatto di tutto, vengo da una famiglia di commercianti, quindi la mia esperienza lavorativa nasce là principalmente, e anche il mio sentimento di affezione al lavoro nasce nella mia famiglia, perché è molto bello avere una famiglia corporativa, cioè avere una famiglia che fa un lavoro da molte generazioni. E poi ecco, anch'io mi sento veramente una grande espressione del NIDIL, perché il mondo è cambiato, la società è cambiata, il target di riferimento del mio negozio va verso l'estinzione, diciamo, quindi diciamo, credo di poter esprimere molto fortemente questo sentimento di inadeguatezza lavorativa a un mondo che cambia molto velocemente, in cui non abbiamo quasi il tempo di imparare una professione perché la professione non esiste più. E quindi ho fatto veramente di tutto, io sono siciliana, sono di Trapani, ho lavorato nella ristorazione, ho lavorato nel campo dell'organizzazione, della segreteria, insomma gestione dei servizi, e sono laureata in italiano per stranieri, e quindi in realtà la mia storia qui in Abruzzo nasce proprio da quello, paradossalmente, perché ho fatto un tirocinio molto molto bello alla mia università a Palermo, in cui mi occupavo di, come supporto ovviamente ad insegnanti più preparati di me, mi occupavo di insegnare l'italiano a minori stranieri non accompagnati di livello alfa zero, vuol dire ragazzi non alfabetizzati neppure nella loro lingua di origine, quindi una sfida molto grossa. E poi venne fuori la possibilità di svolgere il servizio civile in prefettura a Trapani nell'ambito immigrazione, e questo piccolo tirocinio insomma mi dava in qualche modo un vantaggio, un punteggio. Da lì inizia la mia storia nella pubblica amministrazione, come volontaria o come precaria, che ho svolto un anno a Trapani e poi 2 anni a Pescara, come lavoratrice insomma, mentre a Trapani ero una volontaria, a Pescara per 2 anni sono stata una lavoratrice, e si è venuto a creare questo strano paradosso insomma di trovarsi per 3 anni dentro un settore, dentro un ufficio specifico, ma sentirsi sempre dire che è come se ci fosse una discrepanza tra la realtà burocratica e la realtà della tua vita. Tu sei là dentro, tu lavori là dentro, ma tu non fai parte di questo mondo. Tecnicamente, legalmente, burocraticamente non fai parte di questo ufficio, non sei una nostra collega, non sei una nostra dipendente, perché negli ultimi 2 anni di lavoro sono stata una lavoratrice in somministrazione appunto, quindi prestata, somministrata da un'azienda terza, e questo progetto è stato rinnovato più volte finché insomma allo scadere dell'anno passato non c'è stata possibilità di rinnovo, e quindi attualmente siamo in attesa di un possibile nuovo bando per essere inseriti nuovamente, però capite bene ecco che ci sono molte sfaccettature che rendono questa vicenda spiacevole, perché veniamo accomunati in questa grande incertezza noi lavoratori, ma soprattutto il mio pensiero va sempre ai nostri utenti, che sono i più fragili tra gli utenti che si rivolgono alla pubblica amministrazione, perché ci sono molte barriere anche solo linguistiche e culturali da dover affrontare per rivolgersi e usufruire di questi servizi. Penso alle richieste di cittadinanza e ricongiungimenti familiari per far venire in Italia figli o genitori anziani. Questi servizi attualmente sono completamente bloccati, soprattutto nelle grandi città, non voglio essere disonesta, ecco, nelle grandi città venivano in toto erogati dai miei colleghi somministrati, attualmente alcuni uffici sono chiusi, che è una cosa molto, molto disdicevole, diciamo, ecco.